Buonasera a tutti, gli astanti e le autorità. Apriamo così questa conferenza su Silvio Spaventa. È un modo con il quale la Fondazione Silvio Bernardo Spaventa di Pomba vuole tenere vivo il nome e la memoria dell'attività, soprattutto culturale, dei due fratelli Spaventa. Questa sera parleremo principalmente di Silvio Spaventa e la visione che lui aveva della destra, attività della destra storica, in una visione originale perché non perdeva di vista lo stato sociale, il problema sociale, e quindi la destra storica, diciamo, come dire, in una visione originale italiana, che è quella per la quale il liberalismo non deve avere di mira solo il profitto, e non deve essere soltanto questo la molla a generare il benessere della società, ma occorre un temperamento per tutelare la società e soprattutto i più deboli. Naturalmente questo temperamento deve venire dalla politica e attraverso lo strumento dello Stato. Noi stasera qui abbiamo l'illustre relatrice, la professoressa Esposito, Giuseppina Esposito, che è già venuta altre volte qui a Pomba ad illuminarci con la sua conoscenza, e abbiamo anche però degli interventi autorevoli. Il saluto sarà dato dal sindaco di Pomba. Tra l'altro il comune di Pomba è diciamo, uno dei soci della fondazione, e in particolare quello che poi dà supporto logistico un po' a tutte le varie attività. Il segretario generale Raffaele Bonanni, pompese, doc, e quindi come tale non soltanto autorevole ma anche, come dire, istituzionalmente interessato al progresso di Pomba e allo studio del pensiero dei fratelli Spaventa. Doveva intervenire anche il presidente Alfonso, che però è stato impegnato nella visita che il Papa sta conducendo nel Molise e che diciamo, è stato inserito tra le autorità che dovevano accogliere il tempo e quindi non ha potuto partecipare. In sua vece abbiamo la dottoressa Mariella Sclocco, che ci porterà il saluto del Presidente. Quindi cedo la parola al Sindaco di Santo di Pomba per il saluto. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Il Comune di Pomba saluta tutti gli intervenuti a questo incontro, ringrazia la Fondazione Spaventa per le importanti iniziative che porre in essere sul nostro comune, ringrazio tutti i componenti del tavolo del lavoro, il segretario nazionale della CISL Raffaele Bonanni, la dottoressa Esposito, esponente della Regione Abruzzo, che ha avuto da poco questa delega importante di assessorato, alla quale facciamo le congratulazioni e che ci porti anche i saluti al neo presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Una comunicazione prima di un intervento sul tema che è lo stato sociale Silvio Spaventa. Siamo oggi ospiti della sala del Museo Etnografico, una sala che è in corso di sistemazione. Si sta procedendo adesso alla ultimazione e all'allestimento del Museo Etnografico. Quindi la sala la vedete già quasi completata. Quello che resta ancora da completare è tutto
tutto quanto completo l'allestimento del museo. Il tema di oggi, Silvio Spaventa e lo Stato sociale. Come sindaco del comune che ha dato i natali ai fratelli Spaventa, non posso che portare oggi all'attenzione di tutti la vicinanza che c'è sempre stata tra il comune di Pompa, la comunità pompese e i fratelli Spaventa. Il fatto che nella sala del Consiglio Comunale sono presenti i busti dei fratelli Spaventa, il fatto che la piazza Giacomo Matteotti ha il monumento di Silvio Spaventa, l'intitolazione del corso Silvio Spaventa, il corso principale di Pompa, la presenza su Pompa di un asilo intitolato a Sofia Spaventa, la costruzione quindi l'opera della Casa Albergo intitolata a Bernardo Spaventa e ultimamente la nascita prima del cenacolo degli Spaventa e dopo della Fondazione Spaventa, che sono importanti strumenti di divulgazione del pensiero e delle opere di Silvio Spaventa, testimonia come ci sia questo grande collegamento e affinità tra quella che è stata la storia degli Spaventa e quella che è la storia del comune di Pompa e dei pompesi. E avendo oggi la presenza sia di Raffaele Bonanni, pompese doc, come diceva giustamente il presidente della fondazione, e la presenza della regione Abruzzo, della dottoressa Scrocco, l'invito è quello che Silvio Spaventa e Bertardo Spaventa possano diventare un patrimonio della regione Abruzzo e poter uscire dal confine locale di Pompa, perché nell'obiettivo della Fondazione e dei Pompesi vi è un progetto talmente ambizioso quanto importante che quello che su Pompa possa nascere nel Palazzo degli Spaventa un centro studi spaventiano capace di essere lo strumento che veicoli il nome dei fratelli Spaventa nel mondo. E ecco quindi che questi convegni aiutano sempre affinché ci sia la massima sensibilità e la massima attenzione su due figure che per noi di Pompa rappresentano l'altro. Un premio che ai componenti del tavolo del lavoro. Grazie. Prima di passare la parola alla dottoressa Tuorco, volevo chiedere scusa alla professoressa Esposito, che si chiama Maria Gabriele, ho sbagliato il nome, ma è una mia colpa. Allora prego, sì. Grazie al presidente. Sì, tanto comunque io ho una voce molto forte, in realtà potrei anche fare senza se non ma si dovrebbe sentire, eccolo qua. Ringrazio il presidente della fondazione per aver organizzato questa giornata, questo convegno. Ringrazio e saluto i presenti al tavolo, il segretario Bonanni, la professoressa e il sindaco. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Porto naturalmente i saluti del presidente, il neo presidente, il neo governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che come sapete e come ha detto bene il presidente della fondazione è in Molise per la visita del Papa. Ci teneva comunque molto a far sì che la Regione Abruzzo stesse qui oggi in questo convegno, perché è molto legato personalmente, mi raccontavano degli episodi singolari anche del legame del presidente Luciano D'Alfonso con Pompa e i cittadini di Pompa, per cui ha delegato indegnamente la sottoscritta a sostituirlo. Sono onorata naturalmente di essere qui a celebrare Silvio Spaventa nella sua Pompa, protagonista della vicenda risorgimentale e membro delle istituzioni più alte in momenti non facili della storia dello Stato unitario, anzi in momenti nevralgici direi dello Stato unitario. Rappresenta Spaventa, da giurista non accademico, anche uno dei principali artefici del diritto pubblico dell'Italia liberale. Il suo liberalismo statualistico imprime una traccia profonda in alcune riforme importanti
dell'assetto fissato con l'unificazione, ma prima fra tutte per esempio quella della giustizia amministrativa, lasciando al tempo stesso una rilevante eredità teorica che connota in profondità il modello italiano di Stato di diritto. Analizzando la sua figura esemplare ci si accorge che forse, nonostante la sua modernità, sia stato un po' dimenticato oggi in Italia, e rincorrendo per troppo tempo quello che diceva prima molto bene il Presidente, rincorrendo per troppo tempo l'idea di un'economia troppo spesso basata sulla ricchezza e non sul benessere condiviso dei cittadini. Purtroppo anche devo dire che non solo i partiti politici lo hanno dimenticato, ma anche a volte posso dire che il giornalismo di oggi sembra aver dimenticato il suo impegno importante per la stampa libera, indipendente e morale. Io ho partecipato prima alla riunione dei soci della Fondazione e, come dire, è evidente invece quanto anche dai racconti dei soci sia davvero una figura importante oggi, quella di Silvio Spaventa, e quanto il legame con questo paese sia ancora forte. Naturalmente il mio impegno è quello di riportare questa vivacità al Presidente affinché possa la Regione Abruzzo farsi carico anche della pesantezza che oggi, come dire, la Fondazione ha nel portare avanti le emerite iniziative che porta avanti. Non so se il Presidente lo posso dire, ma l'idea di far sì che ci sia un premio Spaventa in Abruzzo deve essere, insomma, riportato all'agenda del Presidente e di questa giunta e di questo Consiglio regionale, un premio che possa essere quindi un'iniziativa organica, un'iniziativa fatta in maniera in continuità, in maniera puntuale, in maniera, come dire, puntuale e quindi annuale. Certamente sarà anche l'impegno del Presidente quello di trovare dei fondi per far sì che questo patrimonio, che non è solamente il patrimonio di uno stabile, ma un patrimonio emotivo anche, umano, che racchiude lo stabile, il palazzo della famiglia Spaventa, possa ritrovare uno splendore antico che negli anni probabilmente ha perso. Quindi ci sono degli strumenti non solo regionali ma anche europei per far sì che possa essere valorizzato un patrimonio che era della famiglia Spaventa, che è dei cittadini di Bomba, ma che è naturalmente di tutto l'Abruzzo. Quindi saluto e, come dire, mi prendo questi due impegni sperando di poter ritornare presto alla prima edizione del premio Silvio Spaventa qui a Bomba, proprio, ecco, ripeto, perché proprio da qui deve partire quello che magari poi sarà un premio che coinvolgerà tutto l'Abruzzo ma anche tutta l'Italia. Quindi buon lavoro e complimenti per tutto quello che fate, ripeto, che è il patrimonio del di Bomba ma soprattutto dell'Abruzzo. Grazie. Perché già in altre occasioni ha partecipato alle nostre riunioni, si è interessato molto, quindi questo potrà essere naturalmente un passo in avanti per la nostra graziosa città e non soltanto sotto il profilo culturale ma anche sotto i propri altri aspetti, oltre che ovviamente per tutto l'Abruzzo. A questo punto possiamo entrare nel vivo della discussione. E quindi do la parola, una volta lo leggo così non parlo, alla professoressa Maria Esposito, che è una professoressa di filosofia del diritto, quindi particolare competenza sugli studi giuridici che riguardano sia
Sergio Spaventa, che quale è stato, oltre che un patriota del risorgimentale, è stato anche un politico importante perché ha fatto parte dei primi governi del regno unitario dello Stato unitario italiano, ma è stato anche un eminente giurista, fondatore della quarta sezione del Consiglio di Stato, presidente del Consiglio di Stato e che ha posto le fondamenta per il diritto processuale amministrativo italiano. La professoressa, come dicevo, è un'eminente studiosa, io però la invito in questa occasione a regolare il suo discorso su un ambito divulgativo, in modo che sia facilmente comprensibile per tutti e il testo del il titolo dell'intervento, Silvio Spaventa, lo Stato sociale, ha un afflato anche di tipo politico in senso ampio del termine, quindi la sentiremo volentieri e le cedo la parola. Porgo il saluto del magnifico rettore, il professor Luciano D'Amico, del Senato accademico e di tutti i colleghi delle cinque facoltà dell'Università degli Studi di Teramo. E noi siamo onorati di partecipare al comitato scientifico della Fondazione Silvio Spaventa. Nell'ultimo Senato accademico il magnifico rettore ha proposto di intitolare il campus, il nostro campus universitario, Silvio Spaventa. Quando avverrà questa cerimonia naturalmente sarete tutti invitati nella nostra sede. Ecco, saluto il segretario nazionale Raffaele Bonanni per la sua preziosa presenza, il presidente della fondazione, la dottoressa alla quale diamo naturalmente, facciamo un augurio sincero e sentito per il recente mandato politico alla regione Abruzzo. A tutti voi un grazie per questa partecipazione. E siamo qui ad offrire un messaggio di sincerità dottrinale e politica di un maestro di vita e di pensiero, Silvio Spaventa, nato in questa cittadina il 12 maggio del 1822, una cittadina che riflette la giovinezza del cuore di un maestro che ci consegna un patrimonio culturale e ideale molto promettente e importante, soprattutto in tempi di decadenza, quando la vita va scomparendo per violenze, guerre, miserie, disoccupazioni che abituano, educano l'uomo a considerarsi una pura esistenza generica che in sé non vale nulla. Allora bisogna naturalmente ritessere il filo della vita e ricollegarsi con la storia e con le tradizioni, la storia che fa sempre consegne eloquenti. Ecco, Silvio, prima di iniziare la sua vita politica, si dedica al giornalismo, fu direttore di un quotidiano letterario e politico, Il Nazionale, scritto da lui a Napoli nel periodo rivoluzionario del 48, un anno di esplosione rivoluzionaria che coinvolse quasi tutta l'Europa, tanti morti, tante guerre, quindi sinonimo, vero, di confusione. Era convinto che i cardini fondamentali per l'unità fossero la nazionalità e la statualità. Ecco, bisognava coltivare un profondo sentimento nazionale e fornire un'idea di Stato preparato da una fortuna, da un pensiero, da una coscienza intellettuale e morale. Prima che sul terreno di uomini armati,
l'unità doveva essere costruita nei cuori. Gli italiani dovevano essere aiutati a riscoprire le radici comuni, le ragioni di un pensiero comune che scongiurasse la disaggregazione, le divisioni, i regionalismi, le manipolazioni, le disuguaglianze che poi furono proprio alla base delle servitù. Era convinto dunque che gli ideali più diversi, i protagonisti del Risorgimento, Cavour, Mazzini, Vivaldi, fossero preceduti da un processo culturale e spirituale. E quando Ferdinando II concesse la Costituzione a Napoli, il primo numero del Nazionale fu il punto di riferimento di tanti. Incontrò infatti stimatori anche tra i conservatori filoborbonici. Ma quando Ferdinando II revocò a Napoli la Costituzione e fece bombardare la città, Silvio è in prima linea a difendere la libertà concessa e poi tradita. Ma anche accusato di avere sostenuto la resistenza del generale Guglielmo Pepe, viene arrestato il 19 marzo 1849 e rinchiuso nel carcere di San Francesco. Riconosciuto colpevole contro la sicurezza interna dello Stato e accusato di sedizione, venne condannato a morte per impiccagione l'8 ottobre 1852. La sua pena venne commutata in ergastolo, come solente soleva fare la giustizia in Borgogna. E rimase nel carcere di Santo Stefano per circa 6 anni, durante i quali si dedicò agli studi filosofici e politici. E l'11 gennaio del 1859, la pena venne commutata in esilio perpetuo. Ma il piroscafo Stewart, che doveva condurlo insieme a 68 condannati politici in America, in seguito all'ammutinamento organizzato dal figlio di Luigi Settembrini, ufficiale della Marina Mercantile britannica, ecco, questo piroscafo lo condusse in Irlanda il 6 marzo 1859. Da qui raggiunse Londra e quindi Torino, dove entrò in contatto con Cavour, divenuto uno dei principali fautori della sua politica. E nel 1860 lo stesso Cavour, lo stesso Vittorio Emanuele, lo inviarono a Napoli per maturare, insomma, ecco, l'idea, diciamo, di invadere il regno delle due Sicilie. E sia Vittorio Emanuele che sia Cavour desideravano che Spaventa preparasse l'annessione di quei territori meridionali a quello che sarebbe poi stato il Regno d'Italia. Ma senza successo. Senza successo perché il governo borbonico era un governo rassicurante. Per i centri meno ambienti, dava sussidi, consentiva di non fare servizio militare a chi era indispensabile in famiglia, aveva creato casse di mutuo soccorso, per cui ecco, noi, ecco, l'Abruzzo per esempio, una terra di confine che da un lato aderiva al Regno d'Italia, all'unità, e dall'altro però era legata a questo, diciamo, governo rassicurante. L'entroterra soprattutto era legato al Regno Borbonico. Pensiamo alla fedelissima fortezza di Civitella del Tronto, con i suoi 200 giorni di resistenza. Ma l'idea di nazione, ecco, in Italia veniva coltivata anche da numerosi cuori intelligenti nel campo dell'arte, della scienza, della filosofia, della poesia, della lingua, della musica, della religione. Ecco, un patrimonio abbiamo avuto che costituisce un faro luminoso, tanto da orientare le menti a gloriosi traguardi. Quindi Spaventa si pose il problema, ma è mancata
sono mancati gli italiani all'Italia, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani o viceversa? Viceversa, è mancata l'Italia, manca l'Italia a questi italiani, perché gli italiani si preparavano a guardare oltre quella realtà sovietiosa di staterelli preunitari. Ducati e granducati erano circa 7 in tutto che stipulavano, contraevano alleanze con potenze straniere alle quali interessava mantenere istituzionalmente e politicamente divisa l'Italia. E questa unità non la voleva neppure il potere temporale dei papi, perché temevano che dal nord al sud della penisola si desse vita ad un organismo politico che fagocitasse e circondasse Roma. Pensiamo naturalmente forse Manzoni è stato diciamo eccessivo nell'ode del marzo 1821 quando scrisse l'Italia una di lingua d'altare in memoria di sangue e di corpo. Ma possiamo dire naturalmente che il canto, la melodia, la poesia, l'arte, la musica hanno costituito un collante importante per l'unità d'Italia. Pensiamo a quel giovane 17enne che trovandosi un patriota genovese e poeta, trovandosi in casa di un amico, figlio di un ammiraglio della Marina Sarda, in un pomeriggio del 17 settembre del 47 compose Fratelli d'Italia, un inno che fece musicare dal compositore Michele Novaro e cantato da tutti, sentito da tutti gli italiani. Quindi musica e canto furono il linguaggio degli analfabeti, che contavano il 78% di analfabeti in Italia. L'altro 22% sapeva appena fare la propria firma e solo il 10% leggeva romanzi e poesie. Per non parlare dell'aria corale del Va Pensiero, che è proprio il simbolo della nazionalità. Nabucco, che ebbe il suo primo debutto sulla Scala di Milano il 9 marzo del 42, non poté non far riflettere il popolo italiano proprio sulla nazionalità, sull'educazione all'unità. Le vicende degli ebrei soggiogati dal dominio babilonese sono una pista importante di educazione al sentimento nazionale. E quindi questa popolarissima musica era, diciamo, un mezzo di mobilitazione di massa. Ogni città aveva il suo teatro lirico frequentato da tutti, anche dai ceti meno abbienti, dal garzone all'aristocratico. E il Requiem di Verdi, in occasione del primo anniversario della morte di Manzoni, superò i confini nazionali. Ecco, Verdi fu invitato dal governo Cavour a partecipare, a prendere parte come deputato al primo Parlamento italiano. E poi, finito il quinquennio, Verdi decise di lasciare la carica politica perché era più importante come compositore esercitare il suo ruolo da compositore per il popolo italiano. Anche la religione era comunante, anche la lingua, anche se la lingua non era, diciamo, patrimonio universale, perché il popolo italiano parlava prevalentemente il dialetto, ma comunque il Risorgimento è stata una bella poesia. È stata una bella poesia, come giustamente diceva Croce, il quale poi si interrogava: ma perché questa bella poesia è diventata una brutta prosa? E lo fa mettendo a confronto il caso italiano con il caso del Risorgimento germanico. Entrambi si muovono per un impegno di alta politica per la maturazione della nazionalità. E la statualità, la statualità, ecco, la statualità che non è lo statualismo. Quando si parla di destra si fa riferimento ad uno Stato
etico ad uno Stato che dà vita ad un programma che vuole realizzare l'umanità a dispetto e all'insaputa dell'uomo, che vuole prendere l'uomo nella sua totalità e lo vuole rendere un dipendente amministrativo. Ma la statualità di Silvio Spaventa è ben altra. Intanto c'erano diversi filoni, diverse tesi sull'unità d'Italia. La prima tesi era quella di Gioberti. Gioberti voleva una confederazione di stati presieduta dal pontefice, ma è chiaro che questo progetto fallì perché si esaltava la figura spirituale, carismatica, etica del Papa e poi gli si conferiva naturalmente un ruolo politico. C'era anche il filone di Carlo Cattaneo, che era un anti monarchico repubblicano e voleva inserire il Piemonte in una federazione di stati presieduta questa federazione dall'Austria. Vi era poi un filone anche Mazziniano che puntava sulla rivoluzione del popolo, quindi la sovranità popolare era la fonte per dissipare, per sventare le oligarchie e i poteri occulti. Ma Spaventa invece non segue nessuno di questo filone e predilige un'unica sovranità nazionale. La sua tesi era favorita da correnti liberali meridionali che si richiamavano alla concezione hegeliana dello Stato. Avere uno Stato forte, autorevole, ma nello stesso tempo garante di libertà e promotore della vita, del riconoscimento della vita nel suo ordine, nelle sue condizioni individuali e sociali. Uno Stato diretto da élite politiche che sapessero porsi attorno ad una potestà sovrana capace di agire da perno di una vocazione nazionale. Il problema è cui Spaventa si fa carico non è tanto la dinastia Sabauda, ma la monarchia come Stato, cioè lo Stato sabaudo, unico presupposto plausibile per il compimento dell'indipendenza nazionale. Il Piemonte, nella fase, nel momento della restaurazione, aveva superato la crisi economica prima degli altri Stati. E tutta l'Italia era venuta a trovarsi in condizioni economiche disagiate. E allora, ecco, il Piemonte è da tempo il solo che è in grado di continuare alleanze utili e non servili. E Savoia è l'unico Stato munito di una Costituzione che ha avuto un secolo, sopravvissuta per un secolo, mentre tutte le altre, la Costituzione romana, napoletana, fiorentina, sono durate lo spazio di un mattino. Quindi il centralismo sabaudo fu dunque una scelta necessaria. La stessa impresa dei Mille del resto andò a buon fine proprio perché Garibaldi la guidò in nome di Cavour e del re. Spaventa dunque segue la politica della destra storica liberale. Anche se il gruppo parlamentare cavuriano fu una forza innovatrice e dirompente. Una destra che governò ininterrottamente per 15 anni, dal 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia, fino al 18 marzo del 1876. Ed ebbe molti meriti questa destra. Ebbe il merito tanto di aver reso Roma capitale d'Italia e di aver determinato la fine del potere temporale dei papi. Una destra tutt'altro che statalista, anche se Spaventa non voleva una diminuzione di Stato, ma solo
solo eccellenti leggi. La destra ridusse il tasso di analfabetismo, privilegiò la pratica del lavoro, dette sepoltura ai poveri che erano sistemati in fosse comuni, dette un mercato nazionale all'industria, la quale però è sempre stata molto debole. Non vi è mai stato un ceto industriale robusto in Italia, quanto bastasse per acquisire capacità integrative ed evitare che il conflitto sociale prendessero radici ideologie alternative. Ma questa unificazione economica del nord e del sud non fu mai compiuta, mentre le secche di povertà a lungo rimaste in più parti d'Italia alimentarono emigrazioni bibliche che non furono soltanto meridionali. Quindi la politica di Cavour fu caratterizzata da un forte accentramento che accantonò il progetto Minghetti del decentramento amministrativo e lo accantonò per la grave crisi che si era creata nel sud all'indomani dell'unità. Di fronte a un esteso fenomeno di brigantaggio, la classe dirigente liberale della destra storica temeva che si potesse rafforzare il vecchio regime borbonico e che questo regime mettesse a rischio il nuovo orientamento statuale. Cavour ritenne importante il collegamento ferroviario, un collegamento come strumento materiale e spirituale per l'unità, tant'è che fece costruire chilometri di ferrovie. Ma Spaventa fu particolarmente severo verso le compagnie ferroviarie, verso queste società, perché bisognava sventare una ideologia liberistica, bisognava sventare i potenti interessi capitalistici delle società ferroviarie. Laddove, in alcuni passi diciamo dei suoi scritti, laddove si annidano poteri occulti, mafie, fantasmi di vario tipo, lacerazioni di un'unità nazionale, lì germinano povertà ed emarginazione. E Spaventa, in uno dei suoi discorsi parlamentari, si ribadiva e sosteneva, ecco, la destra liberale. Un paese non lo si può governare in senso opposto alla sua economia, alla sua geografia, alla sua storia. Ecco, collegata all'economia e ai beni reali della nostra, i nostri beni reali che sono la terra, ecco, la terra che l'umanità per vivere non ha altro patrimonio che la terra, su cui l'uomo comune poggia la sua casa, la sua tomba, la sua storia. E noi oggi che abbiamo disancorato l'economia dai beni reali, dall'agricoltura, dall'artigianato, dal patrimonio storico, artistico, paesaggistico, turistico e siamo scivolati nella usurocrazia delle banche, beh, questo messaggio di Spaventa è di una stravolgente attualità. Chi vuole nutrirsi di pane deve seminare frumento, raccoglierlo, impastarlo con la farina, curare l'impasto, mangiarlo. È un modo, diceva Spaventa, di programmare un diritto sociale nel senso di attribuire all'individuo persona la titolarità dei beni. La persona che investe la sua intelligenza, la sua volontà, il suo cuore e produce ricchezza deve essere titolare di beni di produzione e non destinatario di beni di consumo. Andiamo alla fonte, ci dissetiamo, ma nessuno di noi sa come funzionano certi rubinetti, perché non siamo titolari di beni. Superamento dunque dell'economia liberista e dell'economia collettivista. Queste due anime, l'individualismo e il collettivismo, le abbiamo naturalmente ereditate dalla Rivoluzione francese, che ci consegna un'anima girondina, cioè l'anima indipendente dal potere, l'uomo che coltiva i suoi interessi, consolida la sua ricchezza e che attende soltanto una tutela esterna dello Stato, una tutela formale,
da un lato, e dall'altro l'uomo, quando non ce la fa, quando si trova solo di fronte allo Stato, ecco allora si confonde con lo Stato, quindi si consegna allo Stato, la teoria collettivistica, superamento dunque di queste due anime, per una economia partecipativa, economia mista, perché lo Stato intervenga in iniziative private manchevoli o insufficienti, quindi un'economia sociale di mercato. Questa difesa del diritto sociale fu ripresa da Capograssi. Capograssi, un altro giurista, filosofo del diritto abruzzese, nativo di Sulmona, alla vigilia dell'avvento del fascismo, nei saggi Riflessioni sull'autorità e la sua crisi del 1921 e nella Nuova democrazia diretta 1922. Scriveva la Nuova democrazia diretta naturalmente alla vigilia del fascismo, e poi più tardi nel 1940 in un saggio riprende questa teoria economica di Spaventa, in un saggio Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici. Quindi supera lo statualismo e dà vita ad una pluralità di enti. Quando dopo il secondo conflitto mondiale tutto il mondo usciva dagli errori della guerra e bisognava ritessere anche il filo della vita economica, nelle settimane sociali di Cavaltoli, intelligenze illuminate si incontravano per redigere un codice che fungesse da piattaforma culturale e politica alla Costituente. E così Dossetti, Morra, Pira, Taviani, Vanoni, Togliatti, Capograssi, tutti impegnati in tematiche quali la persona, la famiglia, la vita sociale, la vita economica, lo Stato, la vita internazionale. Ad Ezio Vanoni fu affidato, un economista insigne della Valtellina, fu affidato lo studio della vita economica, nel quale si legge proprio il ritorno di Silvio Spaventa. Un ritorno consacrato poi nell'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Così anche Capograssi riprende la tematica spaventiana per il capitolo sullo Stato. Ecco, la realtà storica non può essere contenuta entro le maglie dello Stato liberale come coesistenza di libertà, ma lo Stato non può limitarsi a tutelare l'uguaglianza formale e giuridica, non può limitarsi a garantire soltanto l'osservanza delle leggi. È come dare un paio di scarpe a chi non ha i piedi, ma mettere tutti nelle condizioni di essere proprietari. Eloquente il discorso di Spaventa pronunciato alla Camera dei Deputati il 16 dicembre 1881 in relazione al bilancio pubblico. Nel momento in cui lo Stato accoglie problemi e li risolve, mettendo a disposizione mezzi e governi, riscopre la sua intima essenza. E lo Stato sociale, quello Stato che recupera il rapporto tra valori conclamati e mezzi concreti di realizzazione, per dare vita ad un diritto sociale che esprima un irrinunciabile valore, il riconoscimento della vita nel suo ordine. Alla persona compete l'effettivo godimento del bene, ossia la titolarità di beni di produzione, altrimenti si scade o nell'individualismo o nel collettivismo. L'articolo 3, questo pensiero è stato naturalmente incluso nell'articolo 3, secondo comma. È compito della Repubblica non tutelare soltanto e garantire, ma intervenire per rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Occorre uno Stato autorevole che faccia leggi
che domandino al popolo italiano i sacrifici che occorrono, ma hanno diritto di governare solo quegli uomini politici che in tutti i momenti della loro vita pubblica servino la sostanza della più rigida moralità. Un impegno politico dunque suo, proteso a bandire gli improvvisatori, i demagoghi, gli uomini senza storia e senza vocazione. Quando uno Stato, sempre in questi discorsi, quando uno Stato è sommerso da affari minuti e personali, dalla trattazione quotidiana di problemi ordinari e quindi perde la sua dignità e la sua intelligenza politica, bisogna ritornare ad uno Stato che sia all'altezza dell'uomo, uno Stato che diriga la società per quelle vie che inducono alle mete più alte della vita dell'uomo. Si richiede uno Stato che sia posto nelle mani di uomini che abbiano professionalità, per la quale occorre individuare criteri di competenza e capacità. Non è pensabile affidare un Ministero dell'Agricoltura ad un maestro di scuola o un Ministero della Marina ad un avvocato. Invito dunque ad una visione alta della politica che richiede un coordinamento di energie intellettuali, morali, culturali, professionali, che trovino nei principi, nei valori, negli ideali il vero e fermo punto di riferimento. Allora, ecco, veniamo nel cuore dello Stato sociale. Allora il vero problema è quello della libertà, certo, la quale però non va ricercata nella Costituzione o nelle leggi generali ed astratte, ma nell'amministrazione. E nel 6 maggio del 1880, in qualità di consigliere di Stato, pronunciò un discorso: giustizia nell'amministrazione. Occorre tornare ad umanizzare lo Stato calandolo nella concreta vita con tutto il complesso di organi, imponendogli il confronto con la realtà. Il momento amministrativo dunque prende il sopravvento, momento nel quale bisogna tenere costante l'armonia tra la legge e la sua esecuzione. L'essenza dell'attività amministrativa sta nel fare, nel realizzare, nel portare a termine, nel risolvere i problemi che in ultima analisi si riducono a singoli casi. Proprio per realizzare quell'uguaglianza sostanziale, cioè ciascuno e tutti deve essere aiutato a conseguire i beni della vita. I beni, la salute, il lavoro, l'assistenza, l'educazione, la cultura. Questo ritorno di Spaventa si fa ancora più consistente proprio nel saggio, in un saggio di Capograssi, che scrisse un anno prima della sua morte, nel 1956, su alcuni bisogni dell'individuo contemporaneo. Si ha bisogno di amicizia, si ha bisogno di speranza, si ha bisogno, ma anche e soprattutto, di uguaglianza. Bisogno di uguaglianza. Non si può dire civile un popolo dove soltanto pochi sanno e godono, ma è veramente civile quel popolo dove sa e gode il maggior numero. Quindi esige una netta distinzione formale e sostanziale dell'amministrazione e dalla politica. Riconoscimento dunque, lo Stato sociale, il riconoscimento di quelle facoltà intellettive, volitive, sentimentali, morali, che sono sfere ideali nelle quali la natura umana si muove e respira. E questa è la prima proprietà. La persona è un diritto sussistente, è proprietario della sua intelligenza, della sua volontà, della sua moralità, perché anche chi agisce con moralità produce ricchezza. E questo patrimonio, se investito adeguatamente, va riconosciuto per quello che è e per quello che merita. Riconoscimento dunque delle condizioni individuali e sociali di vita, mettere tutti nelle condizioni di essere
titolare di beni, quindi un'uguaglianza di punti di partenza. Certamente le disuguaglianze naturali ci sono, perché ci sono intelligenze più elevate, c'è chi si impegna di più, chi si impegna di meno. Ci saranno sempre queste disuguaglianze naturali, ma occorre armonizzare le diverse capacità perché ognuno abbia la piena disponibilità e possibilità di realizzarsi pienamente e sia riconosciuto per quello che è. Dove la legge è incerta, incomprensibile, ambigua, lacunosa, dove la legge non è più strumento di previsione ma soltanto ratifica dell'esistente, e quindi perde il suo legame con il dover essere è il fine, quindi il legislatore individua prima il fine e poi appronta mezzi, quindi è sempre una dialettica tra l'essere e il dover essere, quel dover essere che deve garantire il godimento giuridico del bene, perché nel giorno di sabato in cui investiamo le nostre energie intellettuali, morali, volitive, eccetera, dobbiamo essere contenti. Quando eravamo studenti eravamo contenti perché alla domenica non si andava a scuola. Oggi dobbiamo essere contenti perché nel giorno di domenica possiamo godere effettivamente del bene che abbiamo prodotto nel giorno di sabato. Ecco, la legge come strumento di previsione, di progettualità, come strumento di futuro, come strumento di speranza e non come ratifica dell'esistente. E allora, ecco, tutto questo cerca di sventare gli eccessi e gli arbitri del potere. Solo con uno strumento legislativo che al momento della previsione, cioè diritto di pretesa, cioè diritto alla vita, alla salute, all'assistenza, al lavoro, faccia seguire quello della fruizione, cioè del godimento effettivo del bene, possibile riscattare la sovranità della vita ed è possibile salvare la legge dagli arbitri silenti e dalle insidie del male. Ma oggi dov'è quello stato sociale che Silvio Spaventa ha onorato con il suo sacrificio, con il sacrificio della vita e con la severità dei suoi scritti? È tutto nella nostra Carta Costituzionale. Lo Stato sociale di Silvio Spaventa è nel nostro ordinamento costituzionale, un documento di avanguardia che tutti i paesi del mondo ci hanno invidiato, tant'è che la Costituzione repubblicana promulgata il 1° gennaio del 1948 è stata imitata, è stata così ripresa dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel dicembre dello stesso anno, 1948. Abbiamo celebrato i 60 anni, ora ci avviciniamo ai 70 e non li dimostra. La nostra Carta Costituzionale non dimostra i suoi anni perché è ancora troppo giovane, perché è ancora un programma, attende ancora un Parlamento, attende un Parlamento che con le sue leggi le dia visibilità e concretezza. Un Parlamento ridotto a semplice strumento di ratifica dell'esistente che promulga leggi le quali non nascono più come difesa e promozione della vita, ma come frutto di accordi, accordi con parti sociali più forti, intese realizzate con gruppi di potere che cercano più il favore e il comparaggio che il bene comune. E così si vanificano tutte le istanze sociali di chi non ha voce e non ha forza. Si alimenta dunque la logica mafiosa di comportamenti che pretendono di risolvere tutto nella dinamica dello scambio per dare vita a compromessi e dunque ad una società priva di contenuto umano. Si assiste ad una eccessiva, pletorica produzione legislativa, farraginosa, incoerente, che è rigorosissima su alcuni aspetti
della vita quotidiana, mentre la conosce e tace del tutto su alcuni settori di grande importanza che riguardano la vita dell'uomo. Selva selvaggia, dunque, di leggi oscure, ambigue, incomprensibili, di fronte alla quale i cittadini si sentono sperduti e quindi costretti a consultare esperti, frastornati da contrasti interpretativi della stessa giurisprudenza. Leggi manifesto, che proclamano solennemente alcuni valori, ma che poi in mancanza di risorse e di strutture adeguate naufragano al primo impatto con la realtà. Partiti e sindacati, voluti dal legislatore costituzionale per elaborare programmi coerenti, per costruire processi durevoli di sviluppo, per mediare tra gli opposti interessi, viceversa ridotti ad agenzie di lottizzazione dei diversi ambiti istituzionali, sempre più impegnati e condizionati a raccogliere consensi. Ma allora, all'Italia sono mancati gli italiani o è mancata e manca l'Italia agli italiani? Perché tanto inappagato bisogno di futuro? Ecco, il ritorno allora di Silvio Spaventa non può e non deve costituire un episodio celebrativo, ma un'esigenza di conoscenza, di comprensione del suo pensiero per restituire allo Stato italiano una classe dirigente che operi con intelligenza e coscienza per una alta politica. Perché il disagio esistenziale dell'uomo comune, dell'uomo della strada, che siamo tutti noi, disagio psicologico, etico, culturale, ma soprattutto economico, non cada nella mediocrità del quotidiano. Occorre un cuore intelligente, dice Spaventa, il pensiero nutrito di larga scienza deve essere la mente di un grande e libero Stato, il cuore nobile e retto deve essere l'anima di una società vigorosa, civile e morale, dove è bello e degno vivere. Grazie. Spaventa e quindi ha dimostrato come sia ancora attuale il pensiero di Silvio e come alla fine il percorso italiano di voler conciliare i principi della economia liberista con le esigenze dello stato sociale, della società, le esigenze delle persone e dei cittadini, sia un elemento culturale molto importante, tipico italiano, che presenta ovviamente delle grandi difficoltà di attuazione, perché ci si muove sempre, come dire, ecco, tra il liberalismo e il collettivismo, trovare la cosiddetta terza via, di cui hanno parlato tanti politici. Ma in sostanza è la originalità italiana. Ora, in questo momento c'è uno sbandamento culturale ed etico, diciamo, io non dico solo della classe politica, ma dell'intera società. E sicuramente la ripresa dei valori culturali fondanti della Costituzione, la prima parte della Costituzione, quella che stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini, è la strada giusta per rimettere in piedi una società che sia più sicura di sé e dei propri valori. Adesso spero che si apra un dibattito tra il pubblico su questi argomenti. Invito il
segretario generale Bonanni, che è la sua veste di sindacalista, diciamo, è un esperto dei problemi dello Stato sociale, dei problemi sociali, ed è un esperto di come diciamo, lo Stato possa regolare la vita economica, favorendo lo sviluppo economico, favorendo anche il giusto profitto per le imprese, però nello stesso tempo promuovendo anche lo sviluppo e diciamo, l'emancipazione del, una volta si diceva del proletariato, oggi bisogna dire della forza lavoro. La forza lavoro è una delle componenti dell'economia e i sindacati sono chiamati non solo a tutelare ma anche a promuovere questa fascia. Quindi cedo la parola al segretario Bonanni. Grazie, sono davvero contento di partecipare a questa, discussione, e ringrazio la professoressa Esposito per questo excursus che ha fatto sulla figura di Spaventa, fino ad arrivare appunto all'impegno, agli impegni poi principali della sua ultima parte della vita, oltre al contributo fortissimo, grandissimo, mai riconosciuto fino in fondo, per la vita d'Italia, per il risorgimento italiano. In effetti, leggendo tempo addietro l'orazione funebre che c'è stato appunto dopo la morte da parte di suoi compagni di prigionia, con molta semplicità si disse che lui sì, era un rivoluzionario, però che non si limitava a ottenere solo la rivoluzione per sovvertire l'ordine e creare un altro ordine appunto istituzionale. No, lui voleva andare in profondità, riteneva appunto che il compito dello Stato, il compito dei servitori dello Stato fosse quello di trasformare la coscienza delle persone, fosse quello appunto di trasformare la condizione attraverso il dare dignità alle persone, dare strumenti alle persone per promuovere la propria dignità, perché attraverso questo lo Stato potesse essere più forte. E un uomo cui non è stato mai riconosciuto fino in fondo appunto la sua opera, è stato uno, come è stato ricordato dalla professoressa, uno degli uomini più fidati del Cavour. Non era facile per un meridionale essere fidatissimo di Cavour, ma d'altronde la sua storia, anche il collegamento con alcuni circoli londinesi e poi torinesi, misero in breve tempo lo Spaventa appunto a suo agio in questi ambienti, fino a essere riconosciuto per una persona davvero molto capace e molto motivata, insomma, no? Basta ricordare, dicevo a Peppino l'altro ieri per telefono, appunto uno scontro fortissimo tra lui e Garibaldi, no? Nel pieno della sua dittatura a Napoli. È una vicenda che non è stata mai indagata fino in fondo e che secondo me faremmo bene anche come fondazione a indagare con l'ausilio di esperti, di accademici o comunque di persone, di scrittori, di persone che hanno approfondito la personalità e anche l'opera di Spaventa e quel periodo particolare. Garibaldi, dal mio punto di vista, non era proprio molto favorevole appunto all'unità d'Italia presieduta appunto dai Savoia, pendeva appunto molto sul lato mazziniano, era un po' confuso, bisogna dire la verità, del principale eroe del nostro risorgimento, e andrebbe approfondito appunto lo scontro fortissimo che ci fu tra lui e Spaventa, perché mandato da Cavour a chiedergli di chiarire la sua posizione circa lo sviluppo che avrebbe appunto sostenuto. Naturalmente Spaventa era molto interessato dopo i plebisciti avvenuti appunto in tutti gli altri stati appunto italiani che aderivano allo Stato unitario. Spaventa era stato inviato dal Cavour per chiedere a lui controragione della sua posizione, che era incerta, che faceva tra l'altro preoccupare tutte le cancellerie europee. E essendo ancora incerto ci furono degli scambi molto 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 pesanti tra i due,
non si capiva bene chi dovesse arrestare l'altro. Dai documenti appunto che risultano, comunque da alcuni aneddoti che sono stati tramandati. Comunque poi sappiamo appunto come è andato a finire poi in seguito. Garibaldi si convinse, sciolse appunto la sua armata, gran parte di questa aderì all'esercito appunto, all'esercito unitario, e molti altri appunto si dispersero. Lui ebbe un ruolo molto, molto importante nel primo momento per la costituzione dello Stato unitario, appunto come diceva la professoressa, l'idea forte che attraverso lo Stato, uno Stato forte, si potesse appunto compensare la enorme frastaglietà che c'era culturale nel paese per la condizione preesistente secolare, insomma, no? Multisecolare. E lui si aspettava molto da questo Stato che potesse appunto meglio dirigere le vicende. E quindi conosciamo la storia fino agli anni appunto 80, nella perdita del potere della destra storica e appunto dall'avvento di Crispi, che pur lo recuperò per un impegno fortissimo, che mi pare sia al centro appunto della discussione di questa sera, di una ossessione che aveva, appunto partendo dall'idea che lo Stato, per essere autorevole, deve appunto garantire equità, deve garantire trasparenza nel rapporto col cittadino, deve mettere ogni cittadino sullo stesso piano. È davvero singolare, per tempi come questi, dove lo scontro appunto bipolare è violento, senza esclusione di colpi, che pur conoscendo le idee fortemente appunto politicizzate dallo Spaventa, Crispi, pur vedendo in Spaventa un oppositore strenue, lo incarica appunto su una vicenda su cui lo Spaventa si era molto molto distinto, sulla preoccupazione fondata allora, oggi secondo me molto molto fondata, che l'ascesa al potere di un partito, comunque di una coalizione, potesse nel governo appunto delle vicende, nel governo dell'amministrazione, nel governo appunto delle cose che attengono appunto ai cittadini, potesse attraverso il clientelismo, comunque la disparità appunto, indebolire lo Stato e creare iniquità. Questa è un'ossessione molto forte, lui penso che annettesse molta importanza all'equità per dare forza all'idea di Stato e ha consumato tutta la sua esistenza, l'ultima parte della sua esistenza insieme alla vicenda delle ferrovie, nello studio, nell'approfondimento, anche nella propagazione appunto delle proprie idee. È singolare, dicevo, che Crispi, che aveva un carattere, come si sa, molto determinato, anche lui era un patriota che ne aveva visti tutti i colori, insomma, no? Meridionale, siciliano e così, ne aveva visti tutti i colori, non è una persona così. Certamente non è un politico come molti vediamo di questi tempi, una persona proprio indurita appunto alla storia, dalla propria storia personale e collettiva, gli affida il compito di organizzare proprio il proposito che lui aveva continuamente coltivato, quello di creare un potere terzo, proprio nella preoccupazione che lo Stato, un partito impossessato dal governo, potesse a questo punto dispensare favori ai propri proseliti e invece a danneggiare gli oppositori, li affida appunto non solo la costruzione della quarta sezione di Stato, ma di presiedere perfino, e questo ha dato un contributo davvero notevole che ancora oggi ha molto da dire, agli italiani, ci ha risparmiato molti problemi, ma ha molto da dire agli italiani, perché questi problemi, come ben lui diceva, creano continuamente molte preoccupazioni e imbrattano spesse volte il volto della democrazia, perché poi la democrazia che cos'è? Se non la buona amministrazione. La democrazia si legge attraverso la buona amministrazione. Un cittadino riconosce la validità di una democrazia se l'amministrazione è valida, è trasparente, è equa, è attenta appunto a ogni istanza. Figuriamoci oggi rispetto al periodo di Spaventa, dove le esigenze dei cittadini erano molto più striminzite,
e i doveri dello Stato erano molto più stringenti. Oggi ogni cittadino emana da sé un fascio proprio di esigenze, è un problema serissimo. Questo, poi ci arrivo di nuovo su questo, perché questo è molto importante ai fini dello sviluppo e dell'indicazione dello spavento, e ai fini appunto dell'autorevolezza e appunto della credibilità dello Stato e quindi della democrazia. Lui si preoccupa di questo e lavora su questo. Ho riletto il passo, ha destato molto, molto interesse questo aspetto. Diceva che si preoccupava come, dando troppo allo Stato senza un potere terzo, si potesse andare verso l'iniquità. E anche in questo caso si poneva il problema anche di articolare meglio lo Stato. Diceva e faceva un paragone tra la condizione inglese e la condizione italiana. Cioè questo lo trovo molto attuale e credo che questo aspetto vada molto coltivato negli approfondimenti da parte di ciascuno. Lui dice sì, già allora stava prendendo corpo da parte dello Stato centrale appunto molti poteri, ai noi troppo sviluppatisi in questi ultimi tempi col titolo quindi della Costituzione che spero io venga soppresso. Lui si preoccupava, diceva sì, si potrebbe indebolire il centralismo dello Stato e magari anche questa oppressione che può avvenire per effetto di un carico eccessivo che si dà da parte dello Stato a chi governa in quel momento, si potrebbe alleggerire attraverso, lui li chiama poteri locali, corpi locali, sono i comuni, le province, appunto i poteri locali. Però lui dice anche questi possono riprodurre la stessa condizione, anzi possono addirittura perfino moltiplicare gli stessi problemi che lo Stato centrale, a guardare la situazione di oggi, per la verità la confusione che c'è, ognuno si è aggiustato come ha voluto al di fuori degli interessi delle persone e al di fuori, e si pone il problema che lui già allora intuisce che dare forza ai corpi, diciamo così, locali potesse riprodurre, anzi estendere le stesse consuetudini sbagliate appunto che si ravvedevano appunto nello Stato centrale, e dice se non ne fosse il caso di prendere spunto, di mutuare l'esperienza dal self-government inglese, cioè che somiglierebbe fortemente per esempio al sistema sussidiario, potrebbe somigliare, e questa è un'indicazione secondo me importantissima, che secondo me dovremmo studiare e approfondire fino in fondo, oggi, anche per la realtà attuale. Lui di stesso dice il cittadino pagando le tasse si sente già, lui lo dice allora, si sente già aver adempiuto ai doveri appunto, ai doveri di cittadino, e non vuol sapere di altro, non vuol avere altre incombenze, che è il problema che abbiamo anche oggi. Non vuole avere altre. Lui credo che pensasse moltissimo, facendo riferimento al self-government appunto inglese, a un impegno maggiore dei cittadini di responsabilità, almeno nell'ambito più ravvicinato della propria sfera. E questo è importante, questo è molto importante, che è un aspetto che molto è stato appunto stimolato dalla realtà costituzionale, dalla carta costituzionale. D'altronde la professoressa poc'anzi parlava che i partiti, i sindacati, i corpi intermedi, no? I corpi, le rappresentanze politiche, sociali e così via, hanno il compito di filtraggio dal basso verso appunto le istituzioni, senza le quali appunto la cosa non avviene. E la questione è molto, 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 dal mio punto di vista, molto attuale, perché oggi, ai noi, le forze politiche, i partiti, non sono proprio, secondo me, allineati con il volere costituzionale. Nel senso che i partiti odierni, questa è la mia valutazione, posso sbagliare perfettamente, sono più che altro comitati elettorali, che fungono da raccolta appunto di consensi nel momento della costruzione del governo locale o nazionale e così via, ma i partiti hanno un'altra funzione, se vogliamo stare appunto a ciò che sottolineava la stessa prima, sono il filtraggio giorno per giorno e appunto l'organizzazione della partecipazione delle persone in modo tale, non solo in questo modo e soprattutto oggi,
oggi molto di più rispetto alla vita e all'epoca di Spaventa, che il cittadino aveva esigenze proprio elementari. Oggi il cittadino, ripeto, emana centinaia, migliaia di esigenze. Solo una statualità intesa diversamente da come l'abbiamo, fatta appunto di sussidiarietà, e cioè di realtà che si organizzano tipo self-government inglese, no? Solo in questo modo si potrà non solo provvedere a sfoltire appunto questa massa di esigenze che ci sono dei cittadini, perché lo Stato il più efficiente non ce la farebbe comunque. Ma la cosa più importante, credo che Spaventa su questo insistesse moltissimo, perché credeva moltissimo che lo Stato potesse essere perfetto proprio a ragione di molte persone fortemente impegnate moralmente, eticamente, spiritualmente. Questa eticità, questa spiritualità, questa moralità, da che cosa viene? Dalle cose che leggiamo? Dalle cose che ci raccontano, dalle incitazioni che pure sono importanti che ci fanno, dai propositi pure belli che possiamo ognuno di noi sottolineare? Ci viene dalla esperienza personale, ci viene dall'impegno personale, ci viene dal governo di noi stessi e anche collettivo, nell'ambito almeno dove noi operiamo, che è la sussidiarietà. E cioè io, prima di delegare allo Stato, io stesso sono Stato. E nella mia realtà mi organizzo, posso fare degli esempi per quel che mi riguarda anche il mio lavoro e così via, mi organizzo in previdenza complementare, mi organizzo anche in sanità integrativa, mi organizzo contrattualmente, mi organizzo anche sulle vicende per quel che riguarda la salubrità appunto dell'ambiente, appunto l'ambientalismo e così via, mi organizzo, mi impegno. Governo i processi che riguardano la mia realtà, la mia condizione e così via. Credo che questo aspetto noi l'abbiamo molto dimenticato, soprattutto nell'ultimo ventennio, trentennio, ed è la ragione appunto di questo scadimento, quello scadimento che lo stesso Spaventa elencava preoccupato, della non costruzione di un vero Stato animato da appunto moralità, eticità, spiritualità, che poi non è che questo. Questo è il punto, quindi questo, credo che anche lo scadimento di oggi possa essere fortemente appunto recuperato dal self-government, dal fatto che ciascuno si impegna di più. D'altronde i segnali provenienti nell'ultimo ventennio sono stati segnali bruttissimi dovuti alla cultura individualista che trae origine dal consumismo e anche dal fatto che la finanza potesse risolvere tutti i nostri problemi, invece ci ha rovinati, no? Consumismo e finanze ci hanno rovinato. Quella cultura ha spinto le persone a non impegnarsi. Possiamo perfino guadagnare senza lavorare molto, basta appunto usare le monete d'oro di Pinocchio, insomma, no? nel campo, come si chiamano gli amici, che dice? Nel campo appunto dove Pinocchio appunto si fa convincere di seminare appunto quelle monete d'oro per moltiplicarle. Noi questo abbiamo seguito e abbiamo ritenuto che la nostra vera possibilità era quella di sceglierci un bravo governante, e poi noi alla fine ci guardiamo il talk show, partecipiamo al voto e è tutto a posto. E invece quello che ha rovinato la nostra realtà. E io penso che risaliremo solo se torniamo al ritroso, e cioè che sì, abbiamo bisogno di ottimi governanti, ma gli ottimi governanti vengono dal fatto di una moltitudine di persone che attraverso la loro azione fanno moralità, eticità, fanno tutto ciò che serve a promanare il meglio di noi stessi, quindi il meglio della classe dirigente. Diversamente avremo sempre classe dirigente che moriranno come farfalle, come vedete, una vita davvero molto breve che hanno, ogni leadership ci impressiona perché tocca i picchi, però se andiamo a vedere indietro sono picchi di breve durata. Nell'ultimo ventennio tutte le leadership sono state di breve durata, perché?
perché sono costretti, facendo a meno o comunque essendo espressione di un qualcosa che fa meno dell'impegno di tutti, sono costretti a fare populismo e così via. Non se ne può più del populismo che abbiamo, e il populismo non risolve nulla, promette tanto e non risolve affatto nulla. Quindi credo che sia molto attuale. L'ultima questione che mi interessa, anche perché racconta moltissimo dell'impegno appunto sociale di Spavente, l'altra sua ossessione, quella dagli 80 appunto alla sua morte, che la vice, lui riesce ad avere risultato solo, credo, dopo una quindicina d'anni dalla sua morte, insomma, no? È l'ossessione che ha di avere le Ferrovie dello Stato. Lì si capisce anche il personaggio, no? Che nessuno sa andare contro le 4-5 compagnie, credo fossero, per lo più straniere, credo fossero tutto straniere. Beh, queste qui gestivano un business molto importante, forse il più importante del paese, e quindi esercitavano anche un lobbismo molto forte sui poteri del momento, no? E questo già era un problema che gli dava fastidio. E poi c'era l'altra questione che lui sentiva e che noi sentiamo anche molto oggi, è il fatto che un servizio così essenziale per la mobilità delle merci e delle persone, diremo oggi, è l'attività principale, è importante oggi. Pensate allora, no? L'isolamento, pensate all'Abruzzo, l'Abruzzo era la realtà, ai noi, più isolata d'Italia, perché gli abruzzesi, perché hanno avuto sempre più difficoltà, nonostante gli ingegni che hanno spesso molti geni appunto l'Abruzzo, perché l'Abruzzo è stato isolato, non aveva comunicazione, perché la comunicazione è importante. Noi eravamo davvero eccentrici rispetto ai punti di circolazione, appunto le merci delle persone, e quello faceva la grande differenza. Probabilmente anche di questo lui era molto molto consapevole, e si impunta molto su quello e lavora fortissimamente, sia per ridurre a mal partito appunto questi lobbisti potentissimi, e sia per garantire un servizio di carattere universalistico molto molto importante. E lui ci riesce, e noi gli dobbiamo, io proprio l'altro ieri ho chiesto al ministro del, anzi te lo comunico adesso, al ministro dei trasporti, di commemorare Spaventa proprio nel salone del ministero delle ferrovie, per ricordare a lui che non abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno, io viaggio, non viaggio mai internamente col treno, devo ammetterlo, viaggio solamente, mi piace molto il treno, sulla tratta Roma-Milano, Roma-Bologna, Roma-Reggio Emilia, Roma-Modena, Roma-Venezia, Roma-Napoli, non circolo mai nelle strade interne, però credo che la vicenda delle tratte interne sia affatto importante, sia molto importante. E io ho detto al Ministro, ricordiamo Spaventa non solo per quello appunto che ci ha permesso, ma ricordiamo anche dei doveri che ha lo Stato rispetto al mantenimento davvero del servizio universalistico. E mi ha detto va bene, che lui sarà presente, si potrà ospitare appunto la commemorazione proprio là nel salone del Ministero dei Lavori Pubblici. Insomma, credo che sarà un altro momento di ricordo. Credo che le teorie, o comunque il pensiero, o comunque l'impegno di Spaventa vada ricordato. Noi questa esigenza la dobbiamo sentire. Lui, lo riconoscono gli studiosi anche più rigorosi, vale molto 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 di più di quello che la letteratura, o comunque la storia appunto, ci ha riportato. Perché? Questo bisogna dire, perché era un uomo integro, e integro fino in fondo, come si dice, diceva pane al pane e vino al vino. Dicevano era scontroso, in verità non sopportava la mediocrità, non sopportava la falsità. Ecco, credo che facciamo bene a far vivere la sua esperienza e il suo pensiero, perché se ce ne fossero di più di non conformisti, perché lui è un anticonformista, parliamoci chiaro, era proprio un anticonformista, se ci fossero più anticonformisti, e io dico aggiungo, più meno conformisti dell'anticonformismo, l'Italia andrebbe meglio. Grazie. Il segretario generale Pepe Bonanni ha dato un taglio
va unito con l'esegesi più, diciamo, astratta e storicizzata della professoressa, per evidenziare come in sostanza Spaventa fosse un filosofo della politica, uno che rifletteva sui compiti della politica e della pubblica amministrazione, di quali fossero gli strumenti da usare per avere un'amministrazione corretta dello Stato, capace di provocare il miglioramento e potenziamento della società. Spero che qualcuno sia interessato a questi temi, voglia intervenire, anche qualcuno può intervenire sull'aspetto storico accennato da Bonanni sui contrasti tra Spaventa e Garibaldi, che pure sono molto interessanti e intriganti. Non so se c'è qualche intervento. Ecco. Prego. Abbiamo due richieste. Mi ha fatto molto piacere stare ad assistere a questo convegno. Ringrazio il Presidente che ha avviato questo convegno, il Sindaco e anche il Professor Carini, che sono stati molto bravi. Mi ha fatto molto piacere sentire quello che ha detto il Sindaco, che vuole creare all'interno di questo paese un centro studi per Silvio e per Franco Spaventa. E anche l'assessore regionale che ha proposto un concorso per onorare Silvio e per Franco Spaventa. Io, siccome faccio parte della commissione della giuria del premio internazionale Ignazio Silone da 3 anni, già il 5 di aprile di quest'anno, in occasione della premiazione, ci stava anche Luciano D'Alfonso, allora non è ancora diventato presidente. E allora gli ho fatto questa proposta, prima di creare il centro studi a Bomba, secondo di avviare un concorso a premi per onorare la memoria e per avvicinare i giovani alla vita, alla giustizia, alla correttezza, all'onestà esercitata e pubblicata da Silvio Bertrano Spaventa. Questo concorso potrebbe articolarsi in una premiazione da dare ai ragazzi, ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado, un altro da dare a una borsa di studio per la tesi e per il dottorato, un altro premio potrebbe essere dato per la traduzione delle opere di Spaventa da diffondere in Europa e nel mondo, perché sono principi giusti e sani da comunicare. E poi fare la premiazione a un personaggio che illustra e che nelle sue opere ha messo in risalto la vita di onestà, di correttezza e di giustizia esercitate da Silvio Bertrano Spaventa. In una società come oggi, che abbiamo bisogno tante di giustizia, tante di correttezza, tante di onestà, tante di amministrazione serie, e questa è un'iniziativa che potrebbe avere molto successo. Grazie. Va bene. Componente ha chiesto di intervenire. Grazie al Presidente di Renzo, veramente dei suggerimenti da raccogliere e da mettere immediatamente in azione. Diamo la parola al dottor Bruni, che è un cultore di Silvio Spaventa, ha scritto anche un opuscolo studiando tutto il nazionale. Grazie. Prego. Sì, buonasera. Buonasera, io sono Fausto Brunetti, sono un ex funzionario diplomatico che nel poco tempo disponibile ancora ha cercato di approfondire qualche settore della vita del nostro Stato. E
venne subito colpito dalla straordinaria modernità, non so, pensiero così avanzato, di Bertrando e di Sergio Spaventa. Questo Bertrando che è il filosofo che introdusse il hegelismo proprio in Italia e che lo trasferì a suo fratello. Quindi dal punto di vista ideologico, Bertrando ha iniziato il fratello in quella che, secondo il pensiero che lo stesso Silvio, costituiva la filosofia dell'hegelismo più adatta all'Italia di quel momento, perché era la filosofia che impersonava e sottolineava il ruolo fondamentale dello Stato nella costruzione, anzi nell'organizzazione addirittura di una nazione, nel senso che la nazione c'era da millenni, ma c'era da mille anni, ma mancava uno Stato che la rendesse un soggetto attivo nel scenario mondiale. Di Silvio si può dire benissimo, come è stato detto qui, in modo così autorevole, che era addirittura una, cioè si può considerare uno dei più grandi filosofi del diritto e filosofi politici. La sua concezione è talmente avanzata che, come ha detto, l'ha ricordato la professoressa Esposito, addirittura ha illustrato, o può dire quasi in un certo senso firmato, molta parte la gran parte della Costituzione italiana per quanto riguarda i diritti e i doveri. Si potrebbe anche osservare che i diritti e i doveri potrebbero trovare migliore applicazione, e ormai lo stiamo considerando tutti, sviluppando e perfezionando quello che fa parte della seconda parte della Costituzione, cioè potenziando le istituzioni. Quando noi ci riferiamo a fenomeni di grave, insomma, della mancanza di coerenza di alcune espressioni della politica di oggi, dobbiamo ricordare che molte volte la carenza di singole istituzioni è una delle cause dei raggiri, della mancanza di presenza dei cittadini, della mancanza dei controlli, ciò che apre uno spazio non veramente edificante o edificato per chi è al governo, per chi è rappresentante del popolo. Quindi la necessità di curare in particolare, non solo migliorare le istituzioni, ma approfondire il discorso della formazione. In altri paesi ci sono grandi istituzioni che preparano gli artisti funzionari dello Stato e anche politici, nel senso della moralità e del continuo confronto con le esigenze dell'istituzione del paese. Quindi uno Stato che non significa soltanto un monumento, ma una macchina capace di adattarsi alla necessità dei cittadini. Questo è uno. Poi potevo ricordare qualche cosa per quanto riguarda i contrasti tra Silvio Spaventa e Garibaldi. Mi sembra di ricordare una cosa, che Silvio Spaventa non dimenticava di essere anche cittadino uno Stato che, insomma, poteva anche garantire la sua presenza nella formazione del nuovo Stato. E credo di ricordare che Silvio Spaventa cercasse di fare in modo che la spezione di Mille non apparisse come una conquista, cosa di cui poi molti si sono lamentati, cosa che ha provocato molte critiche. Cercò di fare in modo che, in qualche modo, che una parte o dell'esercito borbonico, ma anche della collettività politica del Sud, venisse coinvolta nella stessa operazione di Mille, affinché non apparisse una guerra di conquista. Pare che Garibaldi spontaneamente avrebbe detto:
ma pare che per superiori come dire, consigli da chi dirigeva la spedizione di Indie abbia dovuto, pare che abbia dovuto opporsi a questa alla richiesta di Silvio Spaventa. Questo è un ricordo, forse si potrebbe approfondire. Grazie. Ci sono altri interventi, vedo qualcun altro che chiede di poter intervenire. A questo punto prego la brevità degli interventi dal professor Sciocchetti, che è presidente dell'associazione Abruzzesi a Roma, fondata a suo tempo proprio da Silvio Spaventa. Quindi sentiamo il suo intervento. Sì, ecco, io proprio questo volevo intervenire, anche perché non tutti ne sono a conoscenza. Silvio Spaventa. Più vicino al microfono, se no. Sì, dico Silvio. Si sente? Forse sto parlando senza microfono. No, posso dare questo eventualmente. Sì, è meglio che parli. Allora, così fondò l'Associazione Abruzzese di Roma nel 1886 e ne fu primo presidente fino alla morte. Quindi anche questo è un segno della sua modernità, perché siamo nel 1886. Questo che ancora oggi è motivo per noi di orgoglio come Associazione Abruzzese, è la più antica associazione regionale d'Italia, questa associazione, che porta il suo nome. Quindi noi ci sentiamo molto, come dire, presi da questa responsabilità di essere continuatori non solo di Silvio Spaventa, grande statista, ma anche presidente della nostra associazione. Detto questo, vorrei aggiungere qualcosa. Ecco, la lezione magistralis della professoressa Esposito è stata eccezionale proprio per l'attualizzazione del pensiero di Silvio Spaventa, ma mi ha molto anche, devo dire, non sorpreso perché lo conosco, l'intervento del segretario Bonanni, che indubbiamente è riuscito anche lui a fare un intervento di notevole significato politico. E io non voglio citare, ma accenno sui partiti, sull'importanza dei partiti, non posso altro che condividerlo, perché rappresentano l'architrave della democrazia. Il liberalismo di Spaventa, ma guardate, quando Spaventa, nel periodo in cui opera, la società aveva problemi più gravi di quelli che abbiamo noi oggi. Noi oggi siamo presi dalla grande crisi istituzionale, economica, e non sappiamo come fare. Ma voi pensate lo Stato nel periodo in cui opera Spaventa. E quindi la cosa importante è che lui propone, nella soluzione di questi problemi, la ricetta liberale. La ricetta liberale in uno Stato in quelle condizioni, con tutte queste problematiche. Però, come già nella relazione della professoressa Esposito, non voleva non avere un'apertura sociale, ovviamente, nel proporre questa ricetta liberale per affrontare i problemi del suo tempo. Di qui questo liberalismo, ovviamente, aperto sul sociale, in tutti i settori dove operava. E qui non solo quello sull'amministrazione, ma per esempio anche sulla pubblica istruzione, ha delle aperture estremamente importanti, soprattutto per quanto riguarda la formazione della coscienza dei cittadini e degli italiani. Una specie di cosa, lasciatemelo dire, magari senza fare nome, perché non voglio fare riferimenti politici, un discorso anteriterno della egemonia di un grande personaggio politico, che non è necessario fare nome. Un nome però lo voglio fare. Nella concezione liberale di Benedetto Croce, il liberalismo di Croce è una cosa molto diversa dal liberalismo economico, io credo che sia introiettata la grande lezione del suo zio Silvio Spaventa, perché Benedetto Croce distingue nettamente il principio liberale come principio di libertà dagli ordinamenti economici. E questo principio, secondo me, trova una stretta relazione con l'insegnamento di Silvio Spaventa. Sintesi di questi interventi, voglio ricordare ai presenti che
nel banchetto in fondo alla sala ci sono alcune pubblicazioni fatte dalla nostra fondazione su Silvio Spaventa, oltre a dei gadget che possono interessare. Non sono in vendita perché non siamo un ente commerciale, soltanto se volete fare voi in cambio un'offerta per compensare questo tipo di spese. Allora cedo la parola alla professoressa per la conclusione. Ecco, io spunto dall'intervento del professore e per quanto concerne ecco, il recupero di una regola aurea, dovere, diritto, dovere. Cioè l'Ottocento è ereditato dalla rivoluzione francese perché c'era una cultura contratte che naturalmente si imponeva, un'esaltazione massima dei diritti, diritti di libertà, uguaglianza, fratellanza, ma il tema del dovere non era molto sentito per quella cultura. E Spaventa, ecco, fa filiare il diritto dal dovere, il tuo diritto alla vita, alla cultura, all'assistenza, dipende dal mio dovere di rispettarlo, dal dovere del rispetto, altrimenti il diritto non sorge. Quindi conferisce alla cultura giuridica una concezione agatologica, cioè io mi impegno, faccio, compio delle azioni, non in vista di una gratificazione, in vista di un riconoscimento, ma perché quella vita che ho di fronte è un bene comune. Ecco, anche qui il bene comune non è né il bene privato né il bene pubblico. Il bene pubblico è un bene ideologico, voluto dal legislatore, voluto da un sistema politico sulla base della maggioranza. Ecco, per esempio il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, sono beni ideologici, votati ovviamente, voluti, ma non sono beni comuni. Spaventa recupera naturalmente questa dimensione universale del bene e della vita. Ecco, io rispetto l'altro non perché ho bisogno di una gratificazione, non uccido una persona non perché ho paura della repressione, ma perché considero la vita un bene universale, un bene che appartiene a me come singolo e alla comunità. Quindi ecco questa regola aurea che dovrebbe naturalmente essere rivissuta all'interno della nostra cultura egoistica, individualistica, competitiva, razionalistica, per chi va per sé, va per tre, ciascuno pensi per sé e Dio per tutti. Ecco, questa dimensione agatologica del diritto, fare il bene per il bene, il dovere per il dovere. Ecco, io rispetto la vita perché la considero un bene comune, un bene universale. Poi per quanto riguarda ecco, il problema del liberalismo, ecco, in genere noi procediamo sempre per schemi, per etichette. Quando parliamo di destra, no, facciamo esplicito riferimento, no? Lui è un uomo di destra, una persona di destra. Cioè una persona che privilegia prevalentemente lo Stato che fa tutto per noi, no? Lo Stato etico, lo Stato che programma l'umanità, che programma la vita, a dispetto della salute degli altri. Quando parliamo di sociale facciamo riferimento alla sinistra. Spaventa ha coniugato la liberalità con la socialità, cioè la vita è contrassegnata da esigenze opposte e nello stesso tempo correlative, dall'individualità, cioè recupero della propria identità, della propria petrezza, della propria ecco,
ciascuno di noi ha un nome, un cognome, ha uno status, ha un'appartenenza, ha una professione, ma nello stesso tempo la nostra individualità vive una condizione universale, la condizione comune del bene e del male, dell'amore e dell'odio, della giustizia e dell'ingiustizia, dell'amicizia e dell'inimicizia. La nostra vita è contrassegnata, cioè non invochiamo mai una strada asfaltata in carrozza. La nostra vita è un zigzagare tra esigenze opposte e nello stesso tempo correlative. E guai, ecco, puntare l'accento solo sull'individualità, perché si cade nell'individualismo, solo sulla socialità, perché si cade nel collettivismo, nel socialismo, ma recuperare questa dinamica della vita, uscire da sé, dal proprio egoismo, dalle proprie chiusure interiori e incontrare l'altro, ma senza perdersi nell'altro, ma ritornare in se stesso per elaborare personalmente tutto ciò che ha preso dal contatto con l'altro. Ecco, allora la dinamica dello Stato, non lo Stato che si trincera con le sue leggi dietro al potere, ma lo Stato che incontra la vita, incontra l'uomo, che è al centro e predispone mezzi e governi perché questa vita possa essere riconosciuta per quello che è, per quello che ha dato, per l'impegno che ha profuso, perché appunto possa appunto questo impegno essere riconosciuto come un bene di ciascuno di tutti. Ecco, questo senso comune della vita ci manca. La nostra cultura è permeata da individualismo, razionalismo, oppure collettivismo, statualismo. Diceva la vita disagiata di quel giovane che si droga e che incontriamo nell'angolo della... Di chi è la colpa? Ah, invochiamo le strutture, il sistema. Quindi cadiamo nel determinismo, nessuno di noi si pone il problema che ciascuno di tutti è responsabile di quella vita. Allora dobbiamo capire che la democrazia non è soltanto esercizio del diritto di voto, è l'ultima spiaggia, ma è stile, è modo di essere, è modo di porsi. Diceva Capograssi, la democrazia è umiltà e nell'umiltà partecipiamo alla vita degli altri e cerchiamo naturalmente di promuoverla, di aiutarla e di renderla migliore dell'uomo.